topi nello spazio per capire di più sulle patologie che colpiscono le ossa e i muscoli umani, ma forse ancora per poco. Il Dipartimento di Anatomia Umana dell'Università di Bari, diretto dalla professoressa Alberta Zallone, è coordinatore da 3 anni di un progetto, in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana, che attraverso la sperimentazione degli effetti della microgravità su dei roditori inviati in orbita a bordo degli shuttle della NASA, ha permesso di indagare sulle cause dell'atrofia muscolare umana, un tipo di ricerca biomedica spaziale che non è uguale nel panorama nazionale. Nello spazio si possono studiare delle patologie che noi troviamo a terra che sono correlate all'invecchiamento fondamentalmente, staccando la patologia stessa dalla concausa dell'invecchiamento. Studiando solo a terra noi abbiamo questa concausa dell'invecchiamento che fa deteriorare un po' tutti i sistemi, quindi non riusciamo a staccare il problema osteoporosi da altre patologie dell'anziano. Un esperimento che non è piaciuto troppo alla Lega Antivivisezione, da sempre contraria ai test sugli animali. Dal punto di vista scientifico l'esperimento è altamente discutibile, questo protocollo, perché dobbiamo considerare che sono utilizzati animali quadrupedi, topi, per trarre dati che saranno poi difficilmente estrapolabili ad animali bipedi quali siamo noi. Lega Antivivisezione a parte, i topi rischiano di rimanere definitivamente a terra, ma non per colpa degli ambientalisti. Questi progetti triennali dovevano essere il primo triennio di una fase di, altri 2 rinnovi, di una fase di 9 anni. Cambiata la presidenza 2 volte nel frattempo, non se ne parla più. L'agenzia, la parte dell'agenzia spaziale che riguarda le scienze biomediche è stata di fatto sciolta. Tutto il lavoro che si è fatto sull'attività preparatoria a terra, abbandonata del tutto.